8 di marzo io ho inviato una mail all'assessore regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia. Era chiaro che o noi contagiavamo loro o loro avrebbero contagiato noi. Lei ha letto questa mail? Certo che l'ho letta, l'ho girata alla direzione centrale, la quale l'ha diramata alla struttura dell'azienda sanitaria, la quale ha fatto dei sopralluoghi. Malgrado questo, sostiene il condomino, non solo non sono state prese delle contromisure efficaci, come dimostrerebbero i contagi, ma loro hanno preso addirittura da internet dei contagi all'interno della primula. Su questa cosa qua io andrò a fondo ovviamente in quelli che sono i rapporti all'interno della sorveglianza che spetta l'azienda sanitaria. Per quanto riguarda primula, dunque, Primula è stata sin da subito messa sotto osservazione. Siamo andati più volte con il nostro personale da Primula e siamo stati mandati via. Quindi i vertici di Primula non hanno accettato che Asugi entrasse con i propri operatori a questo. Dopodiché, quando abbiamo forzato, e l'abbiamo forzato anche, siamo andati anche con la forza di polizia, abbiamo trovato una situazione disastrosa. E ricordo anche che pochi giorni prima l'entrata con proprio personale di Asugi su Primula per fare il voto sanitario, ho ricevuto una nota dall'avvocato che mi intimava e mi diffidava ad autorizzare ulteriori posti dentro di Primula. Quindi Primula è questo. Allora, rispetto a quello che è successo, come ricordavo prima, nel piano che è in fase di conclusione, un piano organico, noi Asugi, facendo delle serie attente valutazioni, ovviamente poi in accordo con i parenti, gli ospiti e le strutture residenziali stesse, prenderemo la posizione di tamponare, continuare il tamponamento ovviamente di screening su tutti gli operatori e gli ospiti, e sintomatici e asintomatici ovviamente, e in caso di caso sospetto subito isolato all'interno della struttura, nelle stanze che ciò individuate fino all'esito del tampone, in caso di tampone positivo trasferimento in una struttura dedicata a Covid positivo. Capisco che questo possa in qualche modo collidere con quella che è il, diciamo, il senso anche di abitudine, di attenzione dell'ospite, in particolare condizione di fragilità, ma è necessario fare delle scelte. Non tutte le scelte sono facili, anzi in questo momento sono particolarmente complicate. E quindi, per quanto l'esperienza ci ha insegnato, adotteremo questa impostazione, dedicando strutture a Covid positivi e strutture filtro per Covid incerti, per anche poter effettuare in tranquillità i periodi di quarantena. Azione riteniamo sia indispensabile per non trovarci in una situazione di diffusione di pandemia, di contagi, come abbiamo avuto nella prima fase. Il positivo va isolato in contesti che ne consentono l'assoluta non contatto con soggetti negativi. Solo che il trasferimento di questi soggetti è per, ovviamente, per le condizioni cliniche dei positivi, ma lo facciamo, l'abbiamo fatto anche in considerazione di salvaguardare i soggetti negativi.